Sono già pronti le Kinder. Le Kinder è quelle qui che arrivano. Yammeya. E poi chiudiamo con Ti frugo nel frigo. Ma mentre la giuria mi fai i calcoli, io vorrei i quattro capitani qui vicino a me, quattro capitani, ecco, venite qua, inclinatevi, tu alla mia destra, tu alla mia sinistra, alla mia sinistra, ok, bene, abbassiamo un attimino la musica. Allora ragazzi, io personalmente a nome mio, a nome di Salvatore e di tutti i ragazzi di Anima Gioiosa, vi ringraziamo veramente perché ci avete messo impegno sin da stamattina, dalle 10 sino a quest'ora, non so che lo so, a mezzanotte, e credo che il pubblico abbia apprezzato, perché come ho detto io precedentemente, non sono dei professionisti, si sono catapultati in questa avventura, e credetemi, esibirsi qui davanti a un pubblico più o meno numeroso è veramente difficile, quindi credo che l'applauso sia doveroso a tutti. Ho capito che la ragazza quella che era truccata di nero, che è il Caporalello. Facciamo un bel applauso, bene. Basilio, tu invece? No, io devo fare un applauso veramente, ragazzi, sono stati bravi, non è facile esibirsi davanti al pubblico, quindi sono stati già bravissimi per questo. Molto bene, qualcuno che ti ha impressionato? No, anche a me la ragazza che ha toccato. La ragazza che ha toccato. Vale, grazie. Bravissimi tutti quanti, veramente, poi sono giovani e non è facile esibirsi, anche se non davanti a tantissime persone, però sicuramente l'impatto, bravi, tornate il prossimo anno, mi raccomando, qui di fuori. Molto bene, e tu non vuoi dire niente, no, perché lei non parla, tu invece non vuoi dire nemmeno niente, ok, facciamo un applauso alla signora. Oggi 24 agosto 2015, questi 24 giorni di Anima Gioiosa, animazione spiaggia. Alla mia destra potete vedere gli splendidi fanciulli si fa per dire, giovincelli che hanno animato le vostre giornate in spiaggia. Partiamo dal travestito, travestito, lei è donna al 100%, Martina, come stai? Tutto bene. Come è stata questa esperienza? Bellissima. Ok, ciao, te ne vuoi andare, arrivederci. Lui è Biggie Jim, detto lo sciuva femmine, non l'abbiamo visto mai con nessuna donna, però se Andrea, dici. Allora, questa ha parlato già abbastanza, Carla invece è quella che era sempre pronta, appuntamento alle 10, alle 11 e mezza ancora nel letto che dormiva. Carla, questa tua esperienza? Molto bella. E la Zumba? Io... Si Zumba? Sì. Quando? Sempre, la mattina alla sera, va bene. Tu invece chi sei? Ilaria. Perché sei spuntata oggi? Una turista. Sei una turista che al contempo lavora. Esatto. Che tipo di lavoro fai? Nulla. Beh, molto bene, vieni qua, Andrea, andate via, questa è un'intervista seria. Andrea,
che tu nella vita sei un apicoltore, vero? Sì. Parlaci delle api. Gestisco un'impresa di miele. Un'impresa di miele? Cioè, nel senso che è un'impresa e tu facci il miele. È una cosa davvero difficile. Allo Schina, appunto, abbiamo una serra gigantesca. Dove la serra? La serra. Certo, giustamente tu ne riscaldi. Ma finisce, ma dai, dai. Ma allora, Carla, tu invece di cosa ti occupi? Della zumba. Tu zumbi dalla mattina alla sera, mattina, ma alle 6:30 è una cosa un po' strana zumbare. Eh sì, infatti c'è risveglio muscolare. Non so se questa intervista si può. Ma allora, torniamo a parlare delle api, Andrea. L'ape Maya. Cantaci la canzone dell'ape Maya. Vola, vola, vola. L'ape è un animale molto. No, la canzone. Vola, vola, vola. Vola, 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 vola. L'ape Maya. Bene, se ne molto. Gaia. Oh, va bene, senti una cosa. Oltre ad occuparti delle api, che cosa hai fatto tu in questi 24 giorni in spiaggia? Nulla. Un casino di cose. Un casino di cose. Allora, iniziare là. Allora, abbiamo fatto una quantità innumerevole di tornei, di giochi aperti. Tipo tornei di Pacione Sud, Sette Briscola, Scala 40, dove le persone partecipavano molto volentieri. Allora, parliamo invece seriamente. Per te è la prima esperienza. Sì, per quanto è l'ultima, credo, ma anche l'ultima. No, è un'esperienza molto molto bella che appunto abbiamo affrontato in questi 24 giorni e spero che il prossimo anno possiamo comunque riprovarci, magari migliorando e facendo comunque il nostro meglio. Per come diceva Antonio Albanese, senza dubbiamente. Carlo, invece tu sei, diciamo, non nuova a questo, già l'anno scorso hai fatto qualche cosina. Sì. Dico, quest'anno non è che hai fatto molto di più, però vabbè, hai fatto la zumba sempre. Sempre, sempre. Tu zumbi sempre, va bene, ok. Ilenia, che fine ha fatto? Ilenia, vieni qua, non scappare. Ilaria detta Ilenia, tu sei spuntata 2 o 3 giorni fa, tipo i funghi, siccome ha piovuto. Sì, la mattina aveva niente da fare, quindi ho detto vabbè. Ma tu di dove sei con questo accento? Napoli. Sempre di Milano, sud di San Giuliano Milanese. Napoli Beach. Ti è piaciuta questa esperienza? Sì, per questo ho cominciato. Senti una cosa, cosa ne pensi di Salvatore Torre, quello che metteva sempre la musica? Meglio del DJ dello Zanco, sicuramente. Sì, il DJ dello Zanco, non facciamo pubblicità. Detto ciò, mi pare che Salvatore è impegnato. Niente, questa. Mi intervisto io da solo. Aspetta un attimino, allora. Siamo qui. Stasera abbiamo qui di fronte Giuseppe Siloti, al quale adesso noi andiamo a chiedere cosa ci fai qua in mezzo a questi ragazzi che sono molto più giovani di te. E niente, mi trovavo qui la mattina e non sapendo che cosa fare, avendo pure una certa età, prossimo a 50 anni, ho detto vabbè, mi vado a trovare un pochino questi ragazzi. Va bene, ok, e Giuseppe, cerchiamo di parlare seriamente. Vogliamo sapere cosa ti è rimasto di questa tua esperienza di Anima Gioiosa. Devo dire che è stata un'esperienza bellissima. Ora, a parte gli scherzi, è stato un ritorno al passato. Insieme a Salvatore Torre abbiamo lavorato per tanti anni nei villaggi, quando la stragrande maggioranza dei ragazzi che hanno fatto animazione quest'anno dovevano ancora nascere. Con Salvatore abbiamo avuto, ripeto, esperienza, lui come DJ, io ho fatto animazione di il classico animatore di contatto, ho fatto il musicista nei villaggi, negli alberghi, e devo dire che sono tornato indietro di tanti anni e mi sento pure io quasi un ventenne, anche se fisicamente non lo sono, ma mentalmente lo sono. Detto ciò, niente, è stato bello aver trascorso questi 24 giorni in spiaggia gioiosa, e mi auguro che questa esperienza si possa ripetere nel futuro, e come dicevo prima con l'assessore, magari iniziarla qualche settimana prima e allungarla qualche settimana dopo. E mi raccomando, venite a Gioiosa Marea. Gioiosa Marea, la perla del Tirreno, credetemi, è un posto veramente favoloso, bello, bello, bello. Vi aspettiamo tutti quanti. Ciao!